Nella loro coppia, ancora una volta, le parti si erano rovesciate. Era sua moglie che usciva alla mattina per andare al lavoro, che tornava a mezzogiorno, piena di vita, della vita di fuori, e usciva poi di nuovo per ritornare solo a sera. E lui nel frattempo, come la maggioranza delle donne, restava a casa, aspettava, preparava il fegato di vitello, stando attento a non farlo attaccare. Gli restava il diversivo di dirsi, dopo un'occhiata all'orologio, Nelly sta facendo questo, Nelly sta facendo quest'altro. Ma che cosa ne sapeva in realtà? Le mogli che stavano a casa tutto il giorno non avevano a volte gli stessi dubbi riguardo ai loro mariti? Però erano donne e non erano menomate dalla mancanza delle mani. Quando il loro compagno tornava a casa, potevano abbracciarlo e andare a passeggio con lui senza che la gente si voltasse a guardarli con aria di commiserazione. Non soffrivano, nonostante questo, dello stesso tipo di gelosia che ogni tanto assaliva lui. Non accadeva loro di cercare nell'uomo che tornava a casa la traccia di un profumo estraneo. Non era niente di nuovo. Aveva già conosciuto quelle angosce in passato, soprattutto i primi anni, quando i moncherini continuavano a essere violacei e lui si era messo in testa che non sarebbe mai riuscito a servirsi delle protesi. Poiché non poteva far niente senza Nelly, si sentiva debole e impotente, come un neonato nelle sue mani. Ma lei aveva sposato un uomo, e di un uomo aveva bisogno. Perché era un autentico bisogno, quasi lancinante, lui lo sapeva. Lo aveva persino scoperto con una certa sorpresa. A volte, di notte, lo svegliavano le vibrazioni del letto e, quando accendeva la lampada del comodino, trovava Nelly accanto a lui, in uno stato come di trance. All'inizio le domandava, «Che cos'hai?» «Niente, Bernard, stavo sognando». A poco gli aveva confessato che si trattava sempre di sogni appassionati, erotici, di una nitidezza che lo lasciava sbalordito. L'oggetto di quelle fantasie era lui. Gli giurava certe parti del suo corpo che lei evocava in sogno. Era vero? Era possibile eccitarsi così pensando a un uomo invalido? Non gliene voleva. Mai le aveva serbato rancore e mai gliene avrebbe serbato, qualunque cosa fosse accaduta. Non avrebbe saputo fissare l'epoca esatta. Era poco tempo dopo la liberazione. Era come se Parigi avesse ritrovato all'improvviso la sua vera vita, come se fosse rifiorita la gioia e la gioventù avesse ripreso i suoi diritti. Feste e balli si alternavano alle parate nel sole e i soldati americani davano la caccia alle ragazze nelle strade. L'aria che respiravano era carica di sensualità e a loro era capitato di girare la testa davanti a una coppia che faceva l'amore appoggiata a una colonna di Place de Vosges. A quell'epoca Bernard era stato tentato di dirle «Sei libera, Nelly, sai?» Ne avrebbe sofferto, ma pensava che da parte sua fosse una questione di onestà. Non aveva il diritto di condannare una donna giovane e piena di vita all'esistenza di rinunce che conduceva lui. Sarebbe rimasto il marito, il compagno, l'uomo che lei amava, e ogni volta lei sarebbe tornata da lui, sarebbe tornata tutte le sere. Lui non le avrebbe fatto domande e lei non gli avrebbe detto niente.